La guerra in Ucraina ha scosso ulteriormente il quadro geopolitico mondiale, in faticosa ripresa dopo il Covid, rendendo ancora più complesse le sfide da affrontare. Crisi della catena di approvvigionamento e di produzione, prezzi dell'energia, tensione sul mercato del lavoro, inflazione. L'impatto in Europa e in Italia è stato ed è forte. Ma abbiamo anche reagito immediatamente in maniera coesa all'aggressione russa, attuando un'efficace politica di diversificazione energetica. Nell'alveo della nostra appartenenza all'Unione Europea, al G7, abbiamo messo in atto le sanzioni e i controlli alle esportazioni decisi nei confronti della Russia e ne stiamo sostenendo il peso economico. In questo scenario globale ci troviamo a competere sul piano commerciale e tecnologico con attori di grandissimo peso come la Cina, rispetto alle quali dobbiamo saper sfruttare al massimo le opportunità economiche, mantenendo ferma la bussola della sicurezza nazionale e della tutela degli investimenti dei nostri settori strategici. Gli Stati Uniti e l'Europa si sono avvicinati ancora di più. E per fare solo due esempi, quest'anno gli Stati Uniti hanno importato più beni dall'Europa che dalla Cina, e questo è un fatto nuovo, e si sono sostituiti alla Russia come primo fornitore di gas naturale al nostro continente. Permangono alcune incomprensioni che vanno sanate con spirito di collaborazione e con la visione di lungo termine, come si conviene tra alleati e soprattutto fra best friends.